Ciao ragazzi, bentornati in Coco Channel. Allora, da come vi avevo promesso nell'intro, finalmente iniziamo a parlare di domotica a basso costo, ossia di Alexa. Oggi vi parlerò di un argomento molto vasto, infatti lo dividerò in diversi video. Partiremo col primo presentandovi Echo Show Generazione 5 di Amazon. Allora, come possiamo vedere, abbiamo un bellissimo schermo di 5 pollici, una risoluzione in HD, una bella cassa, e tra l'altro si sente molto bene. E poi abbiamo i nostri soliti attacchi, cioè l'alimentazione, USB di tipo C, oppure il nostro jack da 3,5 mm, ossia l'attacco comune delle cuffie, per attaccare o ampliare l'audio con un'altra cassa esterna. Poi abbiamo i nostri due microfoni. Innanzitutto abbiamo tre tasti, tra cui il volume alto, volume basso e il silenzioso, cioè spegnere i microfoni. Abbiamo una chiusura per quanto riguarda la nostra telecamera, perché è presente una telecamera, che poi vi spiegherò cosa servirà, che noi possiamo disattivare o attivare, quindi chiudendo lo sportellino qua. E poi abbiamo i nostri due microfoni. Tra l'altro su questo c'è ciò che va bene e ciò che non tanto, che poi vediamo con calma. Comunque sia, andiamo subito ad attivarlo. Quindi troviamo la nostra scritta Amazon e subito dopo Echo. Ok, breve intro, ma adesso ci vediamo dopo la sigla. Quindi abbiamo il nostro apparecchio acceso. Ok, quindi come possiamo vedere la schermata principale è questa. E come vedete è la notizia che ha perso l'Inter, o meglio ha pareggiato contro il Lecce. L'ho messa io. Non sono tifoso dell'Inter, di più. Comunque, allora, come possiamo vedere abbiamo l'orologio che fa 12 o 24 ore, come al solito. Abbiamo la temperatura esterna. Ovviamente sono cose che noi possiamo anche posizionare in maniera diversa e trovare anche sfondi diversi, oppure mettere una fotografia nostra personale. Quindi, compariranno delle notizie o dei suggerimenti per quanto riguarda le novità o cose che già ci sono presenti. Dopodiché abbiamo le nostre impostazioni. Queste impostazioni si possono cambiare sia dal dispositivo stesso che dal cellulare anche. Quindi scorrendo verso il basso abbiamo home, la luminosità che possiamo andare a variare noi oppure lo fare in automatico. Infatti superata la mezzanotte voi non avrete più diciamo lo sfondo, ma avrete uno schermo nero con le scritte rosse, quindi per simulare la sera. Dopodiché abbiamo il non disturbare, quindi leverà i suoni e le notifiche, e le impostazioni. Impostazioni che troviamo Bluetooth, quindi associabile con casse esterne o apparecchi Bluetooth, la rete Wi-Fi, home, orologio, schermo, suoni, insomma, tutto ciò che serve per personalizzare il nostro Echo Show. Non disturbare, comunicazioni, opzione del dispositivo, limite accesso, quindi se avete bambini piccoli potete anche evitare che possano andare su siti particolari o chissà che, perché ricordiamo che possiamo andare anche attraverso l'Echo Show in vari siti. Abbiamo l'accesso a internet. Poi abbiamo preferenze di Alexa, cose da provare, aiuto, quindi una piccola spiegazione nel caso non riusciamo a trovare qualche opzione. Accessibilità, che per quanto riguarda un po' quello che troviamo nei nostri cellulari, no? Per quanto riguarda i daltonici o i non vedenti. Ad esempio abbiamo il lettore schermo Voice Via, sarebbe quello che andiamo a toccare noi e lui ci ripete. Lente di ingrandimento, inversione di colore, correzione colore, sottotitoli, preferenza sottotitoli, sottotitoli Alexa, preferenza sottotitoli Alexa, tocca per attivare Alexa, insomma, chiamate, messaggi senza comando. Quindi tutte queste cose qua sono in più da poter attivare. Dopodiché abbiamo, vabbè, le varie conformità e gli aspetti giuridici, che questo possiamo anche un attimo tralasciare. Detto ciò, se noi torniamo alla schermata home, facendo così troviamo un menu rapido. Menu rapido dove abbiamo comunicazione, cioè se possiamo parlare con altri dispositivi
Eco, casa intelligente che andremo a approfondire in tantissimi video perché si può fare di tutto e di più, per quanto riguarda ad esempio la domotica, per il controllo della domotica, la musica, quindi se vogliamo piuttosto che dare un comando vocale andiamo a chiedere, andiamo direttamente sullo schermo, mettiamo la musica per esempio, i video stessa cosa, routine, quelle che andremo a impostare noi e poi la sveglia. Tutto ciò si può fare anche vocalmente ovviamente. Per esempio, se noi vogliamo chiedere ad Alexa, per esempio, Alexa, che ore sono? Sì, Alexa, Alexa. Madonna, ma tu che ci fai qua? Pensavo di essere però tranquillo, oggi invece ti devo trovare anche qua. Puoi chiamare anche Chicco, adesso ci sarà il nuovo assistente, Chicco. Quindi, Chicco, chiedimi qualcosa. Ah, davvero? Chicco, che ore sono? Sono esattamente le 6:10. Come vedete funziona anche Chicco. Ah, via via via, ciao. Va bene, adesso continuiamo col nostro video, sperando che non ci possa dare più fastidio il nostro Chicco, o sia il mio assistente. Alexa, che ore sono? Sono le 4:45 del pomeriggio. Ok, molto semplice come vedete, no? Questo lo sappiamo fare tutti. Alexa, che temperatura fa fuori? In questo momento la temperatura è di 8 gradi Celsius. Per stasera la minima prevista è di meno 2 gradi. Come potete sentire l'audio è, o meglio, magari voi non lo sentite bene perché la telecamera, come si dice, nasconde un po' la vera potenza del suono. Però vi posso assicurare che è molto alta. Infatti se io dovessi mettere una canzone possiamo benissimo capire di che cosa si tratta. Alexa, metti una canzone. Ecco una stazione che potrebbe piacerti. Top Pop Italiano, da Amazon Music. Quindi anche con la musica a tutto volume lei ci sente, ok? Anche se ho notato se alle volte è importante dove è posizionato, quindi se è posizionato in una parte bassa o vicino a una fonte di audio fa un po' fatica a prendere i comandi. Comunque, detto ciò, possiamo vedere un attimino. Detto ciò, prendiamo il nostro telefono, abbiamo la nostra applicazione, apriamo. Come vedete anche qua abbiamo alcune informazioni prese direttamente da internet, quindi abbiamo la temperatura, ossia il meteo, il giorno, quindi la data, e alcune informazioni che ci possono essere utili, no? Quanto riguarda canzoni, o sempre suggerimenti su cose nuove, per esempio cose che potremmo chiedere a Alexa che lei ci potrebbe rispondere. Abbiamo anche dei suggerimenti per quanto riguarda gli skill, che per chi non lo sapesse, gli skill sono come diciamo applicazioni che fanno funzionare altri per esempio altri dispositivi. Portando un esempio, allora, se noi abbiamo una telecamera, per farla funzionare con la nostra Alexa dovremmo prendere una skill per quel tipo di telecamera, quindi installare la skill nell'Amazon e dopodiché far partire la telecamera. Quindi è un input che ci permette di usarlo. Sul nostro menu abbiamo aggiungi dispositivo, quindi se noi abbiamo per esempio un altro Echo, tipo un Echo Dot e così via, tra l'altro tra di loro possono anche comunicare. Infatti, come andiamo a vedere, io in questo momento non ho, o meglio l'Echo Dot ce l'ho in un'altra stanza, quindi per farvi una prova ve lo farò direttamente dal cellulare, ma è una cosa fattibile anche attraverso dispositivi tra di loro. Questa funzione si chiama drop-in. Drop-in se noi vogliamo fare una videochiamata per esempio, quindi se io vado a chiamare l'Echo Show, ok, partirà qua la chiamata e nello stesso momento ce l'abbiamo fatta. Ok, quindi potete vedere. Adesso c'è il rumore un attimino alto. Quindi abbiamo la nostra videochiamata, per esempio per adesso con il nostro cellulare, ma possiamo farlo con un Echo Dot per esempio. Oppure se per esempio vogliamo fare un annuncio, non lo so, per esempio l'abbiamo in diverse stanze, come per esempio in una cameretta, piuttosto che in uno studio, e poi in soggiorno, metti caso che la moglie ha preparato da mangiare e vuole avvisare tutti che sono ognuno nella propria camera, potrebbe fare un annuncio, o vocale o scritto, per esempio proviamo vocale. C'è pronto, venite a tavola, lo invio. C'è pronto, venite a tavola. Ok, quindi ogni dispositivo riceverà il messaggio. O ancora, se vogliamo farlo scritto. Da Cosimo.
Sei pronto? Questa è una funzione molto comoda, per esempio, se si ha più di un dispositivo. Poi abbiamo i messaggi, quindi abbiamo anche le chiamate. Se abbiamo dei contatti salvati che hanno questi dispositivi Echo, possiamo fare anche delle chiamate. O possiamo fare anche un sistema audio, diciamo Dolby Surround, mettiamola così. Cioè, se io voglio sentire una canzone sull'Echo Show e in contemporanea magari su un Echo Dot, per diffonderlo più o meno in tutta la casa, avrò l'opportunità di sentire la stessa canzone in più dispositivi. Oppure, per esempio, sempre come vediamo nell'applicazione, possiamo creare delle liste, o liste della spesa. Che ne so, mi servono le uova. Alexa, aggiungi nella lista della spesa le uova. Ho inserito uova nella lista della spesa. Se noi andiamo a vedere nella lista, lista spesa, uova, sono state aggiunte, perfetto. Così come per esempio potrebbe essere una lista di cose da fare. Tutte cose che poi verranno riportate nel telefono. Abbiamo dei promemoria, delle sveglie, quindi se noi vogliamo fare un timer, per esempio, non so, stiamo preparando da mangiare, abbiamo bisogno di fare un minuto, mettiamo. Alexa, imposta un timer di un minuto. Un minuto, a partire da ora. Tra un minuto lei ci avviserà. Tutte cose molto utili, diciamo. Nel frattempo che aspettiamo il minuto, per esempio, andiamo avanti, abbiamo le nostre routine. Routine cosa vuol dire? Routine sono cose che, come dice la parola stessa, cose che si ripetono. Per esempio quotidiane, che ne so, svegliamo la mattina, andiamo a lavare i denti, così come magari poi ci prepariamo, ci vestiamo e andiamo a lavorare. Questa, per esempio, può essere una routine. Ora, cosa vuol dire impostare una routine per quanto riguarda Alexa? Impostare una routine, un qualcosa che si ripete. Per esempio, se noi abbiamo per esempio... Ok, passato un minuto. Alexa, stop. Routine. Non so, magari noi abbiamo diversi LED o dispositivi che si accendono con la domotica tramite Alexa e così via. Cosa fare? Con una routine noi possiamo fare, per esempio attivare un buongiorno. Allora, andiamo a crearlo insieme per fare una prova. Queste sono alcune routine che poi vi spiegherò, che ho fatto io, quello che vedrete. Comunque, noi creiamo una insieme, quindi andiamo sul più, inserisci il nome routine. Buongiorno. Poi ci chiede, per esempio, quando questo accade. Ad esempio, quando dici Alexa buongiorno, allora schiacciamo sul più e possiamo, per esempio, dirla a voce. Quindi, Alexa, buongiorno. Ciao. Oggi iniziano gli Australian Open, uno dei quattro tornei Alexa, più stop. Importanti di te. Ok, disattiviamola un attimo, perché sennò continuerà ogni volta che io dirò Alexa. Con la voce io dirò Alexa buongiorno e lui farà tutta la routine che io ho messo. Altrimenti si può programmare, quindi se io vado a mettere un orario, che ne so, alle 8, lui partirà con il buongiorno e incomincerà a attivare tutti i dispositivi che noi abbiamo deciso di far funzionare. Casa intelligente, come per esempio, con casa intelligente invece per esempio possono attiviamo un interruttore wifi e quindi da quel momento in poi lui farà partire il tutto. Ok, possiamo impostare giorno, l'orario, così via. Io al momento però volevo fare un'altra cosa. Ripartiamo. Quando questo accade, chiamalo per esempio con la voce momentaneamente. Noi dovremmo pronunciare Alexa, buongiorno, avanti. Chiede di aggiungere un'azione. E c'è scritto. Quindi, come vedete, è molto abbastanza dettagliata la spiegazione. Passaggio per passaggio, perché ad esempio c'è scritto dare la previsione del tempo. Quindi quando ci svegliamo ci darà la previsione del tempo. Adesso metterò delle cose che magari io ho già preimpostato, ma poi vi spiegherò con calma in altri video, perché la cosa che ho detto è molto lunga, come poterlo ripetere anche voi questa cosa qua. Per esempio noi possiamo mettere il meteo avanti, così come possiamo aggiungere un'azione, per esempio casa intelligente, che io già ho qualche cosa. Vediamo un po' tutti i dispositivi, sempre per adesso metteremo la luce delle scale. Come ho una luce wifi con interruttore wifi, potrò attivarla, quindi accensione on, ok, perché noi in quel caso noi diremo un buongiorno e si dovrà accendere. Avanti, poi dice da quale dispositivo, possiamo metterli tutti, come possiamo sceglierne uno in particolare. Io adesso ho l'Echo Show e un Echo Dot, per esempio, no? Potrei scegliere uno dei due. In questo momento mettiamo l'Echo Show, visto che l'abbiamo qua. Impostiamo l'Echo Show e salva. Ok, lui dice che è tutto a posto, ci vorrebbe qualche minuto, può essere. Possiamo provarlo, quindi se noi andiamo a schiacciare direttamente sul nostro cellulare. In questo momento, a Carpiano, c'è un cielo prevalentemente soleggiato, con una temperatura di 7 gradi Celsius. Le previsioni di stasera indicano cielo sereno, okay, con Alexa, una minima stop. Di meno 2 gradi. Quindi abbiamo visto che provandola col cellulare funziona. Adesso dovremmo provarla con la nostra voce. Rivado ad attivare il microfono e proviamo. Alexa, buongiorno. A Carpiano,
La temperatura è di 7 gradi Celsius, con cielo prevalentemente soleggiato. Per stasera è previsto cielo sereno, con una minima di meno 2 gradi. Ok, come vedete, voi non lo sentite, ma io ho sentito azionare il dispositivo delle scale, quindi la luce, e in più abbiamo il nostro meteo. Quindi abbiamo creato una routine molto semplice, che però ci può servire da più avanti per altre cose più importanti. Abbiamo spiegato che cos'è la routine. Se andiamo ancora avanti, troviamo cose da provare. Cose da provare nel senso che sono quelle frasi che verranno aggiornate e che troverete se lo impostate anche nella schermata iniziale, qualvolta ci fosse qualche novità. Come per esempio delle frasi che serviranno per azionare ovviamente Alexa, come al solito, che vi spiegheranno delle cose. Per esempio, alle volte ho visto scritte come per esempio raccontami i fatti storici di questa giornata, e lui ti dirà se c'è stato un avvenimento che sappia. Andando ancora avanti troviamo skill e giochi, che come vi dicevo prima appunto sono applicazioni. Anche queste sono direi molto fondamentali per il funzionamento di Alexa, perché servono per far funzionare diversi apparecchi anche, o per esempio per altre cose magari altrettanto utili ma di diversa concezione. Per esempio troviamo la skill di giallo zafferano, che può ritornare anche molto utile per chiunque dovesse cucinare in casa. Quindi troviamo ricette di qualsiasi tipo, potrà spiegare passo per passo come procedere per farle. E devo dire che lo possiamo fare con qualsiasi tipo di dispositivo, che ovviamente troviamo in maniera vantaggiosa se abbiamo anche uno schermo, come in questo caso lo troviamo sull'Echo Show. Quindi abbiamo diverse skill, quindi in altro troverete scopri, le saranno le novità. Categoria, sono suddivise appunto su varie categorie, mentre le tue skill sono quelle che tu avrai già scaricato e che saranno installate diciamo sul tuo dispositivo per poterle farla funzionare. E nel frattempo troveremo anche i vari aggiornamenti. Ad esempio, una cosa molto utile che io ho trovato e che ho impostato, per esempio, può essere la raccolta dei rifiuti. Per esempio, con questa skill posso fare in modo di ricordarmela anche in maniera automatica, quindi basterà impostarla in base al proprio comune con le varie raccolte della spazzatura, e lei ci dirà ogni qualvolta ci sarà qualcosa da buttare, insomma, nel giorno corrente. Ad esempio, di chiedere Alexa, apri raccolta rifiuti. I rifiuti che verranno raccolti sono oggi il umido e il secco, giovedì 23 il vetro, il umido e il carta, sabato 25 il plastica, lunedì 27 il umido e il secco. Grazie per aver usato raccolta rifiuti, buon pomeriggio. Quindi come vedete io l'ho impostato in base al mio comune, lui ripeterà queste cose ogni qualvolta ci fosse il giorno della spazzatura. Ovviamente è personalizzabile, basta andare sul sito che direttamente la skill vi darà e basterà impostare appunto la spazzatura. Ora però, come perfezionare questa skill? Molto semplice. Se noi vogliamo usare questa skill, si può ampliare diciamo con una routine, in modo tale che ci avviserà in automatico quando lo vogliamo noi. Oppure, anziché usare questa applicazione, magari questa skill, potremmo direttamente creare delle nostre routine, no? Allora, io per esempio ho attivato queste skill facendo una routine, quindi ho usato sia la skill che la routine, entrambe. Ciò cosa vuol dire? Che venerdì, a un orario per esempio impostato alle 8:20, lei mi avviserà di quello che avrò da buttare. Come per esempio venerdì, sarà la plastica, ho messo un orario alle 8:20 e lei alle 8:20 mi avviserà che dovrò buttare la plastica, quindi metterla fuori. Ve la faccio sentire. I rifiuti che verranno raccolti sono oggi il umido e il secco, giovedì 23 il vetro, il umido e il carta, sabato 25 il plastica, lunedì 27 il umido e il secco. Grazie per aver usato raccolta rifiuti, buon pomeriggio. Ok, come vedete lei parlava di sabato, ovviamente parla di oggi perché oggi è lunedì, cosa che ho creato io invece, come potete vedere, l'ho impostata il venerdì alle 8:20 perché la plastica si butta, quindi sabato mattina la plastica deve essere già fuori, e io quindi il mio avviso suonerà il venerdì, quindi il giorno precedente, alle 8:20, in modo tale che io la sera posso prendere il mio sacco, buttarlo fuori e aspettare l'indomani che venga raccolto. Andando avanti troviamo le attività, quindi una sorta di meteo che ci spiegherà un po' come andrà la settimana del nostro paese, ci darà un resoconto di quello che abbiamo fatto e usato comunque con con il nostro Echo Show. Quindi troviamo infatti il nostro timer che abbiamo impostato poco fa di un minuto, ci sarà appunto la musica che noi abbiamo ascoltato e così via. Insomma, una piccola cronologia di tutto ciò che abbiamo fatto con un dispositivo. Ok, poi abbiamo un aiuto e un feedback, che sarebbe delle piccole spiegazioni in base a quello che cerchiamo, tipo la funzionalità di Alexa, dispositivi Alexa, impostazione Alexa, cioè tutto ciò che riguarda Alexa.
Dopodiché, come ultima voce, troviamo impostazioni. Su impostazioni, ovviamente, abbiamo impostazioni su Alexa in generale, come così di ogni dispositivo che noi abbiamo in casa. Quindi dalle notifiche, dai suoni, dai video, dalle musiche, insomma tutte queste cose qua le possiamo impostare o personalizzare a nostro piacimento. Cose molto utili anche le risposte vocali, cioè cosa sono. Quando noi chiediamo qualcosa ad Alexa, lei potrà dire o potrà risponderci in maniera breve o un po' più prolungata, cioè che spiegherà magari più cose. Se a noi non ci interessa sentire tutte queste cose, possiamo abbreviare le sue risposte. O un'altra cosa che è uscita da poco, quindi un piccolo aggiornamento che hanno fatto a breve, la modalità sottovoce, per esempio. Ciò cosa vuol dire? Siamo di sera, non vogliamo fare troppo rumore e vogliamo chiedere qualcosa. Alexa, che ore sono? Come potete vedere, risponderà ma in maniera molto bassa. Questo può essere molto utile, soprattutto negli orari serali. Poi abbiamo varie impostazioni del profilo, account e così via. Allora, cosa molto importante che ancora non vi ho detto, come collegare i vari dispositivi. Quindi prima voce andiamo su aggiungi dispositivo e ci chiederà, è una marca famosa? Quindi qualcosa di conosciuto o no? Tutti i dispositivi? O poi ci chiederà per esempio che tipo di dispositivo è, se è una presa intelligente piuttosto che una lampadina o un eco nuovo che noi andiamo a posizionare nella casa, una telecamera, insomma ci sono un po' di cose, addirittura si parla di serrature, hub, TV, come per esempio se avete la Fire Stick di Amazon potete controllarla col sistema vocale di Echo Show, per esempio, cuffie, altoparlanti e così via, addirittura aspirapolvere, le nuove aspirapolvere che camminano da sole, quei robottini lì. Avete una bella gamma di scelta. Quindi se noi andiamo a vedere, per esempio, fare una prova, una lampada, ci chiederà di che marca è. Quindi abbiamo Philips, Osram, Tuya, Vux, P-Link, Ikea, insomma abbiamo una bella scelta. Oppure altro. Con altro cosa si intende? Potremmo cercare di abbinare altri dispositivi, magari non di marca, facendolo con le skill. Quindi se sono presenti le skill, potremmo collegarlo. Altrimenti ci sono altri metodi, che anche quello poi è un argomento che andremo a prendere quando si parlerà di domotica. Infatti, per accennarvi qualcosa già, per esempio ci sono dispositivi molto piccoli, come ad esempio l'R3 Mini, un convertitore di comandi da infrarossi a wifi. Ciò cosa vuol dire? Che se noi abbiamo un dispositivo che funziona con un telecomando, come ad esempio un ventilatore, noi tramite app potremmo far funzionare il ventilatore senza telecomando ma direttamente dal nostro cellulare. Ciò cosa vuol dire? Essendo abbinabile con Alexa, quindi noi potremmo far funzionare l'R3 Mini, ossia questo convertitore, tramite il nostro sistema vocale. Quindi poi farò vedere tramite routine come poter cambiare canale dalla televisione tramite il nostro Echo Show. Ovviamente una volta scaricato l'app, che è completamente funzionante sia su sistemi Android che su sistemi iOS, dall'applicazione stessa avremo Alexa, quindi anche sul cellulare una volta installato la nostra applicazione troveremo Alexa. Infatti se voi vedete nella parte centrale in basso troverete il sistema, il simbolo di Alexa. Una volta schiacciato potremo chiedere qualsiasi cosa anche dal telefono. Alexa, che ore sono? Sono le 5:53 del pomeriggio. Ok, in questo caso ci ha risposto il nostro telefono. Ok, quindi detto ciò, abbiamo presentato il nostro Echo Show di quinta generazione. Molto bello, molto piccolo. E tra l'altro anche esteticamente sta bene in un mobile così come in un comodino. E volevo portarvi ancora un esempio per farvi vedere insomma qualcosa sullo schermo, no? Per vedere anche come si vede. Alexa, apri YouTube. Ecco YouTube. Ok, quindi come possiamo vedere siamo entrati su YouTube e guarda caso troviamo un bellissimo video. Le funzioni di vari dispositivi, dall'interruttore wifi, Alexa o smartwatch. Domotica a basso costo, videogame in uscita, troverete anche video che parleranno di telecomandati o droni e tante altre cose che poi non spiegherò. Ok, come vedete insomma, per quello che si possa vedere tramite telecamera, comunque sia, ha una bella grafica, bella risoluzione. Siamo entrati su YouTube tranquillamente, abbiamo la possibilità di sfogliare pagine su internet. Alexa Home. Ok, quindi una volta quello che abbiamo visto possiamo tornare tranquillamente con una semplice parola sulla schermata iniziale. O così come vi avevo detto prima, se vogliamo cucinare qualcosa. Alexa, come si fanno le lasagne?
Giallo Zafferano ti consiglia lasagna alla bolognese, lasagne con la zucca, lasagna al salmone, lasagne di pesce, lasagne alla ricotta, lasagne di carciofi ai formaggi. Lasagne alla bolognese. Lasagna alla bolognese è una ricetta per 8 persone, di difficoltà media. Serviranno 30 minuti per la preparazione e 25 minuti per la cottura. Una porzione contiene 995 kcal. Ora posso mostrarti il video, fornirti i valori nutrizionali, oppure possiamo iniziare a cucinare. Cosa vuoi fare? Iniziamo a cucinare. Inizia a preparare il ragù. Treta finemente 50 g di sedano, 50 g di carote e 50 g di cipolle. Calda un cucchiaio di olio in un tegame. Aggiungi il treto di verdure e lasciale appassire a fuoco dolce per 10 minuti, mescolando ogni tanto. Quando hai terminato di, Alexa, ritorna a cucinare. Quindi come vedete è abbastanza dettagliata su tutto praticamente. Ci dice anche di continuare a mescolare, cioè insomma. E ovviamente abbiamo anche la parte scritta. Quindi se noi magari va troppo di fretta e noi rimaniamo un attimo indietro, possiamo comunque leggere, dare comunque anche un'occhiata. Questo è anche importante, anche l'occhio vuole la sua parte, no? E una volta finito il nostro livello, gli diciamo di andare avanti. Quindi, Alexa, continua a cucinare. Aggiungi 500 g di macinato di manzo e 250 g di macinato di maiale rosolato. Ok. Vuoi interrompere la preparazione della ricetta lasagna alla bolognese? Sì. Ciao, porta Giallo Zafferano sempre con te. Caricala. Ok, grazie del consiglio. Poiché hai usato Giallo Zafferano, Amazon ti consiglia un'altra skill cucina e ricette molto usata chiamata la cucina italiana. Desideri provarla? No, grazie. Ok, quindi come vedete è un apparecchio in continua evoluzione, infatti è uscita una nuova skill e ce l'ha fatto presente. Ok, quindi come vediamo è molto valido in cucina, così per ascoltare musiche. Infatti noi ogni volta che compriamo un Echo Dot, un Echo Show, qualsiasi Echo, loro ci offriranno, ossia Amazon ci offrirà la possibilità di ascoltare della musica da Amazon Prime totalmente gratuita, con poi il rinnovo automatico di 10€ al mese. Comunque per questo troverete tutti i link sulla parte bassa di questo video, e tra l'altro vi consiglio di tenere sempre d'occhio per quanto riguarda il prezzo di questo Echo Show, perché per esempio io nel Black Friday ho avuto l'opportunità di comprarlo con appena che 49€. Ciò cosa vuol dire? Che quindi è sempre bene controllare le varie offerte o le varie variazioni del prezzo di questo Echo Show. Ok, il nostro video finisce qua, ma l'argomento Alexa continuerà, perché è un mondo molto vasto e in continua evoluzione, quindi ci saranno altri video e tra l'altro incominceremo a spiegare come fare una piccola domotica nella propria casa, e tutto a basso costo. Ok, quindi come alla fine di ogni video vi raccomanderò di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di commentare. Io più presto vi risponderò. Da Coco e dal mio assistente è tutto, al prossimo video.